E allora vogliamo intanto salutare il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Buongiorno, grazie per essere con noi in questa mattinata. Belpietro, ci senti? Non riusciamo a sentirlo. Eccovi qua. Eccoci qui, direttore. Buongiorno, e salutiamo anche naturalmente Maddalena Oliva, vice direttore del Fatto. Buongiorno Maddalena. Buongiorno a tutti. O vice direttrice, io sono sempre un po' in difficoltà. Come... Ma vice direttrice, dai. Come... Dai, facciamo così. Però va bene. Non mi formalizzo. D'accordo. Molto bene, allora partiamo da Belpietro. C'è una riflessione fatta pochi minuti fa da Rino Formica, insomma, che è un padre nobile del Partito Socialista Italiano, che dice: andare contro Draghi vuol dire andare contro il paese. La condividi? Ma penso che oggi Draghi sia l'unico di costituire un governo, e di un governo di svolta, non più un governo pasticcione come quello che abbiamo avuto fino a ieri. Draghi, se riuscirà a liberarsi delle pastoie dei partiti, da tutti i condizionamenti che anche in questo momento stanno cercando di impogli, potrebbe fare le cose concrete che servono a questo paese, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista economico. Beh, nessuno meglio di lui conosce alcuni meccanismi. Poi va ricordato che Draghi non è stato soltanto il governatore della Banca d'Italia e il governatore della BCE, ma è stato anche il direttore generale del Ministero del Tesoro. Se non sa mettere le mani lui nel bilancio dello Stato e capire dove siano gli sprechi e come si possa investire, e soprattutto come si possano velocizzare le decisioni, beh, credo che in questo paese non lo possa fare nessuno. Maddalena Oliva, è d'accordo con quanto detto dal direttore della Verità Belpietro? Si fa un danno al paese se non si vota la fiducia alla squadra di Draghi? Allora, secondo me il discorso va un attimino chiarito, nel senso che chiaramente, voglio dire, parliamo di una delle personalità, forse la personalità in questo momento più autorevole che l'Italia può esprimere, non solo, insomma, se guardiamo al campo di casa nostra, ma veramente al campo internazionale. Quindi Draghi, non sono certo io che devo sottolineare, insomma, che sia una figura di alto profilo. Allo stesso tempo credo che la scelta di Mattarella di, diciamo, consegnare questa fase delicatissima della crisi di governo, che poi alla fine era diventata veramente anche un po' una crisi di sistema, all'esterno, quindi non all'interno dell'arena politica, sia certifichi da un certo punto di vista ancora una volta il fallimento, insomma, della gestione dei politici stessi. Io credo che ci siano delle cose importantissime, le ha dette prima di me anche il direttore: gli obiettivi di questa fase sono prioritari, la vaccinazione, il recovery plan, assolutamente, però credo anche che in questo momento non si possa fare un governo senza tenere in considerazione, a meno che, voglio dire, il Presidente della Repubblica davvero non pensi di voler fare un governo di minoranza, e, voglio dire, Draghi non credo che, infatti, voglio dire, la riserva è abbastanza... è lì anche per quello, no? Nel senso che Draghi ha detto: parto solo al consenso di tutte le parti politiche, e quindi non vuole, diciamo, presentarsi con un governo puramente tecnico, un governo di tecnici e politici. E secondo me non si può pensare, diciamo, di dare il via a questo tipo di governo senza l'assenso di quello che fino ad ora è il partito di maggioranza relativa, ovvero il Movimento 5 Stelle. E io credo che, nonostante la guerra che c'è all'interno, la posizione alla fine sarà quella del no a Mario Draghi. Però direttore Belpietro, mi perdoni, nel DNA del 5 Stelle, insomma, non sono due mondi troppo diversi, ecco, senza nulla togliere, ripeto, alla figura di Mario Draghi. Direttore, credo che sia Belpietro, giusto, e credo che quella... Mi perdoni se la interrompo, ma così riusciamo a fare prego, più domande. Prego, lei lo esclude invece un governo tecnico? Insomma, c'è chi dice: siamo in una situazione estremamente delicata e dei tecnici possono aiutarci a uscire da questa situazione senza mettere di mezzo i politici, no? Magari tenendoli in considerazione come sottosegretari, come viceministri. La domanda è a me? Sì. A Maurizio Belpietro. No, io penso che Draghi debba fare un governo, siccome questo Parlamento non è in grado di esprimere un governo, e lo ha dimostrato in questo momento, a prescindere dal fatto che questo Parlamento rappresenti ormai una situazione che, pur essendo stata espressa nel 2018, quindi in fondo soltanto 3 anni fa, è una situazione completamente cambiata.
vuoi perché c'è stata una riforma costituzionale che di fatto ha stabilito che il Parlamento deve essere ridotto di un terzo, ma vuoi anche perché ormai è vero, in Parlamento il Movimento 5 Stelle è il partito di maggioranza, oggi credo che non sia neppure il secondo partito italiano, forse è il terzo, se non addirittura il quarto partito italiano, questo dicono gli ultimi sondaggi. Quindi credo che con un po' di buon senso si debba dar vita ad un governo, visto che non c'è la possibilità di andare alle elezioni. Io personalmente sono per le elezioni perché sono per la chiarezza definitiva, ma siccome il Presidente della Repubblica ha escluso questa possibilità, beh, non rimane che cercare di fare un governo. Allora, in fondo questo con Draghi è un governo che può consentire al paese di fare qualche cosa, almeno per il prossimo anno, cioè di prendere delle decisioni. Certo è meglio Draghi che avere Conte a Palazzo Chigi, cioè un Presidente del Consiglio che nell'ultimo anno e mezzo è stato praticamente indeciso su tutto. Se si facesse l'elenco di tutte le cose che sono state rinviate, dalla famosa caducazione della concessione di autostrade, alle scelte che riguardavano l'Ilva e l'Alitalia, alle scelte che riguardano lo stesso recovery plan di cui si discute in maniera inconcludente da mesi. Ricordate che gli stati generali furono fatti a giugno dello scorso anno e ancora oggi non abbiamo chiaro quali saranno gli investimenti su cui ha deciso di puntare il governo. Non c'è una visione di politica economica, quindi voglio dire... Beh, in questo momento però questa cosa è stata interrotta, no? Esattamente, l'abbiamo interrotta mettendo per il momento, dando l'incarico a Draghi. Io ho bisogno di capire da entrambi, partiamo da Maddalena Oliva, la situazione nel caso in cui, e lo prendiamo in considerazione questo aspetto, nel caso in cui invece Draghi non raggiungesse l'obiettivo, cioè rifiutasse l'incarico perché non raggiunge diciamo il gruppo, la maggioranza di cui ha bisogno. Che cosa possiamo immaginare? Un esecutivo di scopo che ci porti fondamentalmente alle elezioni cercando di superare il periodo, insomma, che abbiamo di fronte dei prossimi 4-5 mesi, che saranno quelli più delicati per la campagna vaccinale, perché dovremo, speriamo, essere nel pieno della campagna vaccinale. Soprattutto abbiamo ad aprile la consegna del recovery plan definitiva, quindi diciamo un governo di scopo con obiettivi chiari e poi le elezioni, e secondo me in questo momento dovrebbero essere, insomma, la via naturale per uscire dalla crisi, anche perché ricordiamoci, prescindere da quello che si può pensare di questo governo, del governo Conte, comunque un governo, diciamo, che è espressione di un premier che non si è, insomma, non è stato sfiduciato alle Camere, quindi formalmente il Presidente della Repubblica non ha neanche, cioè, diciamo, è come se il passaggio costituzionale non è stato quello dell'accettazione delle dimissioni, quindi il nome di Draghi peraltro non è venuto fuori sul tavolo delle consultazioni, quindi diciamo c'è una gestione comunque un po' anomala dal punto di vista del Presidente della Repubblica, credo dovuta anche alla fase che è delicatissima e ripeto, una crisi che si era avvitata su se stessa. Però Maddalena, integrando la domanda che Giusi ha fatto a te, a Belpietro, vorrei aggiungere, direttore Belpietro, che in realtà anche il governo di Draghi sarà un governo di scopo, perché se il centrodestra, come sembra, si asterrà o lo sosterrà parzialmente, è evidente che in cambio otterrà, non dico una data, ma insomma un orizzonte rispetto alle elezioni che potrebbero essere a ottobre, o sbaglio? Ma innanzitutto io penso che comunque, certo, il governo di Draghi ha una scadenza naturale che non è soltanto la fine della legislatura, è l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, dove Draghi, non svelo niente di segreto, era considerato uno dei candidati più autorevoli, ma se ciò avvenisse vorrebbe dire che nella prossima primavera, se nel caso il Parlamento decidesse di eleggere Mario Draghi Presidente della Repubblica, come in passato decise di eleggere Luigi Einaudi e come in passato decise di eleggere Carlo Azeglio Ciampi, che erano stati governatori della Banca d'Italia, si porrebbe comunque il problema di andare alle elezioni, perché a questo punto ci sarebbe un nuovo Presidente della Repubblica, ma non ci sarebbe più un Presidente del Consiglio. Esatto, quindi naturalmente si arriverebbe lì. È chiaro. Purtroppo abbiamo terminato il tempo. Secondo me a questo punto togliere il marchio, che altrimenti rimarrebbe solo quello della sinistra, e cercare di sostenere questo governo. Maddalena Oliva, in un flash, il destino, il futuro del premier, dell'ex premier Conte, metta la crocetta, avere un ministero, fare il vice premier, concretizzare il suo partito come sembra, o tornare a fare l'avvocato, in un flash?
Allora, di sicuro non quello di partecipare, ma non perché, voglio dire, non sia un invito all'altezza. Non parteciperà comunque, credo, al governo con nessuna forma di incarico. In questo momento è più intenzionato a cercare di salvare dal punto di vista politico quella che è l'alleanza giallo-rosa, quindi questo campo progressista, quel Partito Democratico, certo, da una parte e il Movimento 5 Stelle dall'altro. È grazie chiaro. Mille, grazie mille naturalmente a Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto, e Maurizio Belpietro, direttore della Verità. Buona giornata, a presto. Grazie. Buona giornata.